Lo scavo di Torre Certalda ha permesso di riconsiderare un sito archeologico, anche un sito storico di grandissima importanza, che era stato abbandonato e disatteso per tanto tempo. La prima campagna di scavi ha innanzitutto permesso di ripulire tutta l'area di scavo e quindi di evidenziare quali sono le strutture che saranno, tra l'altro, occasione di scavo anche, si spera, nel prossimo futuro. Questa prima campagna di scavi ha evidenziato una prima planimetria di quello che era il sito di Torre Certalda, che non è solo una torre, ma è un complesso molto articolato, un complesso incastellato, quindi un castello medievale, la cui origine ancora non è ben chiara, e la campagna di scavo, le campagne di scavo, speriamo, avranno proprio la finalità di evidenziare le prime fasi costruttive di questo complesso. E inoltre ha permesso di mettere in evidenza anche un circuito murario di grande interesse, che peraltro era documentato anche attraverso delle incisioni, quindi una documentazione esclusivamente per immagini, conservata presso l'archivio di Stato. Quello che noi ci attendiamo è quello di entrando nello specifico delle strutture attraverso uno scavo stratigrafico condotto con tutte le metodiche più aggiornate. Quello che noi ci aspettiamo è proprio di riportare alla luce quale fosse l'articolazione di questo complesso, che si può, a mio avviso, imporre come una sorta di modello di insediamento medievale anche rispetto ad altri siti incastellati che costellano e caratterizzano il paesaggio dell'Umbria centro settentrionale. La campagna di scavo è partita quanto alla progettazione scientifica dall'Università degli Studi di Perugia, che io rappresento in quanto docente di archeologia medievale. Per quanto riguarda il lavoro sul campo, è stato affidato ai miei due allievi e collaboratori laureati e specializzati in archeologia medievale, i quali hanno coordinato un gruppo di studenti che appartengono, oltre che all'Università degli Studi di Perugia, anche ad altri atenei italiani e stranieri, in modo tale da creare un gruppo articolato e anche disomogeneo per certi versi, che in occasione dello scavo hanno potuto anche confrontare le proprie competenze e le proprie anche abilità sul campo. Allora, la prima campagna di scavo si è articolata dal 13 giugno al 22 luglio e ha visto la partecipazione di circa una trentina di studenti provenienti da diverse università, sia università italiane, università di Perugia e della Sapienza di Roma, ma anche delle università straniere, da Tarragona e da Siviglia, da Spagna. I ragazzi sono stati divisi in turni da 15 giorni ciascuno e alla fine di ogni turno, ciascun turno, si sono alternati. E nel corso dell'operazione di scavo ogni studente ha avuto poi la possibilità di praticare e mettere in pratica proprio tutte le fasi in cui si articola poi lo scavo archeologico, quindi l'attività di scavo, ma poi anche il rilievo manuale delle strutture, la pulizia degli oggetti, l'inventariazione e la loro anche catalogazione. E tutti sono stati poi coordinati da me e dal mio collega, il dottor Boldrini, e quindi loro hanno soggiornato nell'edificio, nella struttura che ci ha messo a disposizione il Comune di Umberti, dell'ex scuola della Serra Partucci. Al termine quindi poi delle operazioni di scavo è stata fatta poi la catalogazione e una prima inventariazione preliminare di tutto ciò che è stato rinvenuto. La maggior parte dei dati è ancora in fase di valutazione, però possiamo affermare, anche se con un margine, ci riserviamo un margine di sicurezza, crediamo di aver individuato un edificio che può corrispondere a un edificio religioso, alla chiesa di Sant'Andrea in Castro, a Certaldo, che è testimoniata dalle fonti, ma che fino ad ora non era mai stata localizzata. Pensiamo di averla individuata perché si tratta di un edificio che presenta un'abside e quindi appunto un edificio chiaramente a carattere religioso. E poi ci sono altri piccoli dati che, messi assieme, tendono a convalidare questa tesi. È l'unico edificio che presenta delle pareti intonacate al proprio interno, ha restituito all'interno del strato di crollo anche dei frammenti di intonaco colorato, quindi l'ambiente presentava dei partiti decorativi variopinti.
E poi sono stati rinvenuti anche frammenti ceramici molto interessanti, tra cui due dita di ceramica, è un caso abbastanza particolare, se ne conoscono pochi. Probabilmente va riferito a una statua, chiaramente ha un carattere religioso, con un telaio di legno e che quindi aveva il corpo coperto da un abito e le parti in vista, quindi il volto e le mani, probabilmente realizzate con materiali diversi, in questo caso ceramica. E noi abbiamo trovato delle due dita che probabilmente stanno ad indicare proprio un gesto del benedicente. Però ecco, insomma, tutto questo va ancora approfondito e anche valutato meglio, soprattutto per dare una valutazione cronologica all'edificio stesso. Beh, intanto il vero impegno dell'Associazione Umbria Archeologica, perché sono loro l'idea, loro l'impegno, loro il lavoro. L'amministrazione ha solo contribuito fornendo il luogo dove poter alloggiare i ragazzi, i studenti, i laureandi che scavano appunto a Torre Certalta. È l'occasione davvero per riscoprire un pezzo del nostro territorio, per valorizzarlo. Tra l'altro, leggendo un po' quelle che sono le notizie che vengono fuori, viene fuori di un castrum del basso e alto medioevo che ha avuto un ruolo importante nelle contese tra Gubbio e Città di Castello, e forse sarà utile vedere attraverso proprio lo scoprire i materiali e capire un po' anche la storia del nostro territorio, con i materiali che si riusciranno a trovare, con quello che già emerge dal lavoro che hanno fatto questi ragazzi, viene fuori un'immagine forse del nostro territorio sconosciuta e perché no anche un'occasione per valorizzare la nostra storia e il territorio stesso.